Va bene, oggi mi sono svegliato con il cazzo girato e quindi voglio fare un video per spiegare a tutti voi perché tutte quelle belle vocine che circolano sulla realtà virtuale sono in realtà grosse cazzate. Questo perché sono giorni, settimane, mesi, anni che continuo a sentire sui forum, sui blog, sui gruppi Facebook, su YouTube, dappertutto queste cazzate tipo che la VR costa troppo, che la VR non ha giochi, che la VR ti aliena, che la VR è scomoda, che la VR ti fa male alle ossa, alle gambe, alle braccia. Che la VR è la causa, evidentemente, del Covid-19. Quindi io mi sono stancato. Ho rotto qualcosa? Mi sono stancato di sentire queste stronzate. E dunque, cosa farò con la mia solita calma che mi contraddistingue? Vi andrò a spiegare perché queste sono cose non vere. E vi combatterò, amici, con i fatti. Non con dati a caso, non con le cose che mi ha detto un amico di sfuggita. Va bene, con dati alla mano, va bene? Allora, iniziamo subito con la VR costa tanto. La VR costa tanto, amici. La VR costa tanto. Ma facciamo due calcoli, vediamo quanto costa giocare in altri modi. Va bene, io mi sono segnato qua due cosine. Allora, se parliamo di mondo console, va bene, le spese sono queste. Parliamo di current gen, ovviamente, non di old gen. Cioè, non venitemi a dire, ma una PlayStation 4 Slim la trovi a 150 euro usata, perché non c'entra niente. Anche un Oculus Rift CV1 lo trovi usato, però non è la roba contemporanea. Allora, PlayStation 5 o Xbox Series X costo 500 euro. Va bene, fin qua siamo tutti d'accordo, quello è il prezzo minimo d'entrata per giocare su console. Ma non solo, perché con una sola PlayStation 5 chiaramente, a meno che non te la infili nel culo, non ci puoi guardare niente. Ti serve un televisore possibilmente 4K che va dai 500 ai 1500 euro. Chiaramente non tengo conto di quelli che vanno oltre i 1500 euro perché è un po' davanti, però diciamo che la media sta tra i 500 euro e i 1500 euro. Facciamo anche qui una media di 1000 euro, va bene, per un buon televisore su cui giocare. Poi serve un mobiletto per metterci sulla TV, perché sennò, amici miei, dove la piazzate questa televisione, anzi questo televisore? O lo mettete per terra o vi serve un mobiletto che costa tra i 50 e i 200 euro. Qua si conta tutto. Non ho messo un divano perché vabbè, potete giocare anche seduti per terra, però potenzialmente potevo mettere anche un divano. Comunque un mobiletto per una TV costa dai 50 ai 200 euro, quelli dell'IKEA del cazzo. Poi vi servono chiaramente delle casse, perché sennò cosa fate? Sentite dall'audio del televisore che fa vomitare? No, vi comprate delle casse, magari con un sub, magari una soundbar che sta sui, diciamo, una media di 200 euro, oppure delle cuffie per una media di 50, 60, 70 euro. Poi, siccome non contenti, il pad si scarica, ve lo volete comprare un caricapad? Un caricapad carino da tenere lì vicino al mobiletto per metterci sopra il vostro pad e farlo caricare nella notte. Ecco, qua siamo intorno ai 50 euro. Poi andiamo sui giochi. I giochi di nuova generazione costano di base 80-90 euro. Adesso non ricordo benissimo, mi sembra 79. Siano saliti a 79, se non addirittura 89 alcuni. Comunque, di media, se partite da zero con una camera vuota, vi servono circa, di media, circa dai 1.500 ai 2.000 euro per giocare su console. Raga, la VR costa tanto. Passiamo poi al PC. Un PC da gaming medio, per giocare dignitosamente, vi costa dagli 800 ai 1.800 euro. È vero che adesso con le nuove schede magari risparmiate un filino, però non si trovano ancora, quindi raga, fino ad oggi questa è stata sempre la cifra che dovevate spendere. Un monitor potete spendere anche 300 euro, ma se volete ovviamente un refresh rate più alto, volete giocare a 120 Hz, volete giocare con l'HDR, col 4K, un millino ce lo spendete. In più anche qui vi servono delle casse o delle cuffie, diciamo dai 50 ai 300 euro. I giochi costano oggettivamente un po' meno su PC, perché lo trovate sui siti di Kili, trovate in scontissimo, eccetera eccetera. Diciamo che dai 10 ai 60 euro, comunque la media per giocare su PC sta sempre sui 2.000-2.500 euro. E anche qui, come dire, è una cifra non ridicola. E poi mi si viene a dire che la VR costa tanto. Costa tanto, amici. Ora io vi spiego una semplice cosa, una cosa molto 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 semplice che potete capire tutti. Allora, questo affarino qua si chiama Oculus Quest 2, va bene? Costa 350 euro.
non lo dovete necessariamente attaccare a un PC, ha tutti i giochi qui dentro, amici, qui dentro, pazzesco, tutto qua dentro, e vi dico un segreto, non serve nient'altro, nient'altro, lo pigliate, ve lo mettete in testa, comprate i giochi e con 350 euro avete una console portatile. Adesso io non voglio fare il baffo della situazione, non sto cercando di vendervi a tutti i costi un Oculus Quest 2, non fatemi incazzare, però, c'è da dire che 350 euro rispetto a 2000 per giocare in modo tradizionale, come dire, un po' di differenza. Cioè, poi è vero che se lo attaccate a un PC, il prezzo diventa quello praticamente del gaming su PC, ma se siete disposti a spendere 1000 euro di monitor, 350 euro per una roba che è anche un monitor, se volete, direi che non è eccessivo. Quindi, prima cazzata sulla realtà virtuale, costa tanto? Non è vero, e ve l'ho dimostrato coi fatti. Adesso venitemi a dire, ma io il PC l'ho assemblato da solo, mi sono comprato da un sito australiano una 3080 a 150 euro, poi ho recuperato della RAM da dei computer di una scuola vicino a casa mia e con 300 euro ci ho fatto un PC della Madonna con cui gioco a Cyberpunk con tutto a ultra. Non è vero, e comunque se è vero sono casi molto specifici. Qua stiamo parlando della normalità. Nella normalità i costi sono questi e c'è poco da fare. Poi potete anche venirmi a dire, tu conti la TV, ma la TV tutti ce l'hanno a casa. Non è vero. Un sacco di miei amici non hanno la TV a casa perché non guardano la televisione, magari per giocare usano solo il PC e quindi gli serve anche il televisore. Non date per scontato che tutti abbiano la televisione a casa. Basta, dovete stare muti su questa cosa, muti. Seconda cazzata sulla realtà virtuale, non ci sono giochi. Non ci sono giochi, amici, non ci sono giochi, ma quanti giochi ci sono su PlayStation 5, raga, è incredibile, c'è veramente una quantità di contenuti che fa rabbrividire qualunque altra piattaforma. Ci sono ben 4 giochi, raga, 4 giochi. Però quella è una console su cui vale la pena spendere 500 euro. E anche qui non ditemi la cazzata che arriveranno. Ma i giochi arriveranno. Ma grazie al cazzo anche per realtà virtuale arriveranno. Non è che tutti sono già usciti. Non è che tutto il mercato VR si è esaurito dal 2016 ad oggi. Mi devo calmare. Devo stare tranquillo perché non ne vale. Comunque, a parte gli scherzi, so che è retrocompatibile a PlayStation 5, stavo facendo una battuta, potete giocare anche giochi Play 4, va bene, però un cambio di hardware, come dire, presuppone che voi giochiate a roba nuova, quindi su questo mi potete dire poco. Comunque mi sono fatto una lista velocissima di proprio una manciata di alcuni imperdibili, mi sono segnato proprio alcuni degli imperdibili assoluti nel mercato VR e ne ho lasciati fuori tantissimi. Volete sapere velocemente i giochi imperdibili VR, anzi un 20% dei giochi imperdibili per realtà virtuale? Bene. Half-Life Alyx, Super Hot VR, Beat Saber, Star Wars Squadron, Star Wars Tales from the Galaxy Edge, The Walking Dead, Saints and Sinners, Astrobot, Blood and Truth, Arctica One, Wilson's Art, Pistol Whip, Boneworks, Dead Hungry, Elite Dangerous, Gorn, Killing Floor, Organ Quarter, Thumper, Tower Tag, The Wizard, Lone Echo, Edge of Nowhere, Five Nights at Freddy's VR, Batman Arkham VR, The Unspoken, Shadow Point, Asgard's Wrath, Journey of the Gods, Robo Recall, Stormland, Lies Beneath, Resident Evil 7, Population 1, In Death, Minimoto Racing X, Paper Beast, The Room VR. E questi sono solo alcuni, raga, alcuni degli imperdibili. Ora, va bene, siamo tutti d'accordo che il mercato VR è nato a 4 anni, non ha chiaramente la stessa mole di contenuti di una piattaforma tradizionale, però i numeri parlano, questi sono tutti prodotti veramente imperdibili per tutti, e non mi sembrano pochini. Così a occhio. Comunque di questo c'è poco da discutere. Purtroppo il grosso problema della VR è che non riesci a comunicarla se non la provi. Nel senso che posso fare tutte le video recensioni che voglio, ma so chiaramente che sono indirizzate solo a chi ha già un visore, quindi riesce a decodificare quelle immagini che gli arrivano e immaginarsele dentro un caschetto VR. Chi non ha mai giocato in VR e vede, un video di The Room VR dice, vabbè, ma che è sta grafica da Play 3? Che è testa di cazzo? Mettiti un visore in testa e lo vedi che è, e non c'è ray tracing che tenga. Comunque, anche questa cazzata, via. Altra cazzata, i giochi costano tanto. Questo non so da dove esce perché è ridicolo. Giochi della nuova generazione per console costano 80-90 euro. Giochi VR, di solito, i AAA, raga, i AAA vuol dire quelli da 40 ore giganteschi fatti con budget grosso, costano sui 40 euro. Quindi praticamente metà dei giochi tradizionali. Per non contare poi tutti i giochi indie, tutti i giochi un po' più brevi che costano sui 20 euro di solito, 15, 20, 25 euro. Questa è proprio una cagata.
cagata che non ha nessuna fondamenta e basta guardare un post in VR o Oculus Store e ve ne rendete conto da solo. Altra cazzata, la VR da motion sickness. Questa è una roba che mi fa proprio arrabbiare. Mi fa proprio arrabbiare perché vuol dire che voi avete provato probabilmente la VR nel 2016 e poi mai più, oppure addirittura non l'avete provata e qualche vostro amico vi ha detto che ha provato il visore e è stato malissimo con i Valkyrie e quindi non vale assolutamente giocare in realtà virtuale. Ora, ho fatto un video specifico sul motion sickness che dura 35 minuti, per favore andatevelo a vedere, dove vi spiego come dire, come affrontare questa patologia che esiste, ma esiste per lo più perché i primi giochi VR erano fatti male. Oggi abbiamo una conoscenza del mezzo molto maggiore e quindi praticamente tutti i giochi hanno delle opzioni per il motion sickness per chi soffre di questa cosa e quindi sostanzialmente ci possono giocare tutti. Comunque, in quel video che ho fatto, e ve lo consiglio qua, come dire, vi do una lista dei giochi da giocare appena vi arriva il visore, dopo un mesetto, dopo due mesi, dopo un anno, così sapete bene quelli che proprio non danno motion sickness in assoluto fin dall'inizio e quelli per cui avete bisogno, ahimè, di un piccolo sforzo e di un po' di allenamento, però non sono tantissimi, quindi state tranquilli. Altra cazzata, è alienante. È alienante perché non è alienante per un bambino di 10 anni stare 8 ore al giorno a giocare a Fortnite con le cuffie, urlando insulti razziali e contro la madre di quello che gli sta sparando nel culo. Quello non è alienante, raga, quello va benissimo, quello è come dire, è il videogioco, no? È come dobbiamo fruire del videogioco. Invece magari giocare in realtà virtuale vedendosi proprio il corpo, entrando in una stanza con 100 persone di un paese differente dal tuo, che parla lingue diverse, conoscersi, muoversi, comunicare, quello è alienante, non so raga, io ho una concezione molto diversa di alienazione, evidentemente ognuno ha la sua. Giocare in realtà virtuale non è per niente alienante, anche perché oltretutto c'è quella cosa per cui molti giochi ti costringono a stare in piedi, a muoverti eccetera, quindi fai anche attività fisica, molti giochi sono multiplayer e ti costringono a comunicare con gli altri, e non è un ambiente tossico come quello di molti giochi tradizionali multiplayer, quindi questa è un'altra cazzata. Altra cazzata, non si può usare con gli occhiali. Non è vero, amici miei. Io porto gli occhiali, c'ho questi, ce n'ho molti di occhiali, mi piace cambiare l'occhialino ogni tanto e tutti, guarda caso, ci stanno dentro un caschetto VR. Ora, il primo Oculus Rift CV1, quello del 2016, che ora non è più in commercio da 2-3 anni, con quello facevo fatica effettivamente a usare gli occhiali. Tutti i visori usciti dopo sono comodissimi anche con gli occhiali, tanti hanno anche il distanziatore se avete una montatura particolarmente larga. Quindi, cazzata! È scomodo, questa è un'altra cosa che dicono in molti, è scomodo, l'ho provato, l'ho messo in testa per un po', mi pesava. Questo è molto semplice, amici e amiche, molto semplice, semplicemente ve lo siete messi male in testa, perché quando un visore è posizionato bene sul capo, e non è scontato che lo sia, effettivamente questo è un problema che alcuni, come dire, siccome vedi bene con alcuni visori, dici vabbè l'avrò messo bene, no, alcuni li devi mettere proprio perfettamente oppure ti sbilanciano un po' la testa. Però vabbè, lì è solo questione di abitudine, di cercare di metterselo bene ogni volta, di trovare la propria impostazione perfetta e poi andate tranquilli che non è scomodo. Altra cagata che dicono in molti, serve tantissimo spazio. No. Non è vero, perché se è vero che molti giochi prediligono il room scale, quindi serve uno spazio di almeno 2x2 o 2,5x2 o 3x3 addirittura alcuni, ma rarissimi, tanti giochi si possono serenamente giocare da in piedi fermi, quindi non serve che vi muoviate chissà dove, vi basta veramente un cubicolo di merda per giocare in realtà virtuale, e addirittura tantissimi giochi sono anche pensati per una fruizione da seduti. Quindi per tutti quelli che dicono io dopo 8 ore che torno a casa sono stanco, ho battuto il ferro tutto il giorno in miniera, no, in miniera non si batte il ferro, ma comunque è sempre quella scenata lì, sono stanchissimo, non ce la faccio giocare in VR, raga, giocatevi Moss, giocatevi Trover, Save the Universe, giocatevi Tamper, sono tutti giochi serenamente giocabili da seduti, state seduti col vostro caschetto come se foste davanti al monitor, paddino, e vi divertite comunque molto di più. Un'altra che mi ero segnato, ma è paragonabile a questo, ovvero è stancante stare tutto il tempo in piedi. È vero, però è anche vero che sessioni di un paio d'ore, come sono quelle che ti fai in VR massimo, come dire, non ti ammazzano, ti fanno bene alla salute perché ti muovi un pochino e oltretutto, appunto, tanti giochi si possono anche giocare da seduti.
Un'ultima cosa che mi è venuta in mente ora: in molti dicono anche che i giochi VR sono brevi. Questo è un altro grande tema della realtà virtuale, questa è una cosa su cui puntano tanto anche alcuni giocatori un po' sciocchini, che si devono lamentare a tutti i costi di una tecnologia straordinaria. Allora, in termini assoluti, va bene, i giochi VR durano mediamente meno, nel senso che se un'avventura dritta AAA sul mercato tradizionale ti dura tra le 8 e le 12 ore, la stessa cosa nel mercato VR ti dura tra le 3 e le 5-6. E fin qui siamo tutti d'accordo. Quello che però non tenete in conto è che 10 minuti in realtà virtuale equivalgono a almeno 40 minuti di videogioco tradizionale, cioè sono molto più, non voglio dire pesanti, perché sono straordinari e non sono pesanti di per sé, però sono così coinvolgenti, così sanguigni, che il tempo scorre uno a uno. Quando giocate a un videogioco tradizionale magari ci state un'ora, vi sembra che siano passati 20 minuti perché intanto siete al telefono, sentite la fidanzata o il fidanzato, vi fumate una paglia, bevete un caffè, è normale che vi passa velocemente. In realtà virtuale è lì, ce l'hai davanti, non puoi fare niente, sei immerso in quella situazione e quindi di conseguenza percepisci molto molto più tempo all'interno di un caschetto. Basta. E poi fatemi spezzare una lancia in favore dei giochi corti, perché io non so poi dove troviate tutto questo cazzo di tempo per giocare i giochi da 140, 150, 200 ore. Io ho a malapena il tempo per respirare e mi va benissimo avere un gioco da 2-3 ore che mi faccio una volta, sono contento, riesco a finirmelo in una giornata, poi magari quando voglia me lo rigioco, eccetera eccetera. Però vabbè, qua si entra anche nei gusti personali e vabbè, de gustibus. Comunque basta, queste sono le 10 o 7, 6, quante ho dette, non mi ricordo. Comunque sono le grandi cazzate che circolano sulla realtà virtuale. Io vi prego di non ascoltare questi sciocchi, questi sciocchini, questi stupidini, perché non sanno chiaramente di cosa stanno parlando. Ma compratevi un cazzo di visore, un Oculus Quest, un PlayStation VR, un visore PC, non lo so, tanto soldi ce li avete, perché se vi siete comprati la Play 5 evidentemente dei soldini ce li avete. Fatevi questo investimento, investite in una tecnologia straordinaria che vi offre esperienze veramente next gen, ma anche su questo ho fatto un video specifico che mi invito a guardare, anzi ve lo metto qua, e niente, basta. Oggi mi sono sfogato, ho detto le mie cose. Vabbè, vi invito a condividere il video per tutti i giocopiattisti infami che non vogliono saperne della realtà virtuale, quando invece devono saperne, va bene? Devono saperne assolutamente. Io vi saluto e, ultima cosa, Medal of Honor non è uscita la recensione, raga, perché non ce l'hanno mandato prima, probabilmente ce lo mandano adesso, in sti giorni, quindi aspettatela che arriva. Ci vediamo giovedì con la Link to VR.